Buongiorno e buon sabato, bentornati nella redazione virtuale di Sud. Ciao Aldo, ben trovato Buongiorno, qui. buongiorno a tutti, buongiorno. E E quindi? allora, nuova settimana, cioè, non meglio, finita un'altra settimana, rifacciamo un po' il riepilogo, presentiamo la prossima settimana. Pierluigi. Ennesima settimana da schifo, diciamolo, perché voglio dire, continua questo periodo allucinante di lockdown, di chiusura. Domani forse dovrebbe essere l'ultimo giorno, il penultimo giorno di zona rossa per la Sicilia. Continuano ovviamente a fare cretinate su cretinate. In più si è innestata questa crisi di governo che sembrava dovesse risolversi in maniera rapida e si sta complicando ad ogni giorno, e quindi del resto non si capisce dove si andrà a finire. Ennesima dimostrazione che siamo nelle mani di nessuno, e noi continuiamo, perché forse per inerzia, forse perché manteniamo il nostro ottimismo, ad occuparci delle cose della nostra città in particolare, con Aldo ad occuparci di cultura. Abbiamo ripreso su Talk, ieri è andata la prima puntata e abbiamo voluto occuparci, che ne dica il direttore Premoli, della Carta di Catania con l'assessore ai beni culturali della Regione Siciliana, Alberto Samonà, e la soprintendente ai beni culturali, l'ex soprintendente Rosalba Pambini, cosa che ha scatenato chissà quali polemiche. Io onestamente polemiche che non capisco, perché voglio dire, per me è una roba interessante il fatto che ci sia la possibilità. Adesso si dovranno vedere i bandi attuativi, vedremo quello che combineranno. Però l'idea che l'enorme patrimonio culturale siciliano, che è chiuso da decenni ad ammalorarsi nei magazzini, possa essere messo a disposizione del pubblico, vedremo in che modo, però mi sembra un'idea comunque intelligente, che smuove qualche cosa, poi vedremo. E quindi, insomma, una settimana anche questa abbastanza complicata. Ci siamo occupati anche stranamente questa settimana, Di Lucia, calcio, di calcio, di calcio. Noi di calcio non ci occupiamo, perché voglio dire, uno dei pochi vezzi che ho io è quello che a 54 anni, pur avendo fatto da ragazzino proprio, l'assessore allo sport, io non ho mai visto una partita di calcio in vita mia, e voglio continuare così. Però il calcio ha una sua dimensione anche sociale, politica, economica, importante, e ce ne siamo occupati, perché ci stanno arrivando una serie di segnali molto, molto importanti e per certi versi anche inquietanti, che approfondiremo nella prossima settimana. E questo è un annuncio ed una promessa, perché ci stanno arrivando davvero segnalazioni molto molto interessanti di quello che sta accadendo attorno a quello che sembrava il salvataggio di tutti i tempi, ma in realtà si sta trascinando in maniera, insomma, abbastanza misteriosa. Io sinceramente devo dire che non capisco perché debba essere così misterioso e così occultato un preliminare di vendita di una società di calcio. Io avrei potuto capire questa estrema segretezza e riservatezza riservata ad una società che non so, che si occupa di brevetti industriali, di ricerche scientifiche, non so, la vendita di pacchetti azionari importanti, la Pfizer ad esempio. Ma la squadra di calcio, tutta questa segretezza, francamente, io non la riesco a capire. E tra l'altro si stanno cominciando a muovere fra di loro fazioni contrapposte, ci sono soci che non sono soci, finanziatori che hanno finanziato non si capisce che cosa. Insomma, una vicenda complicata di cui ci occuperemo nei prossimi giorni, e mi sembra interessante. Come E poi, interessanti sono anche altri temi che abbiamo trattato sì, ma ci sono durante la poi giornata. due notizie che abbiamo trattato in settimana e che in realtà sono state, le abbiamo insomma pubblicate perché erano due notizie che avevamo tirato fuori noi, perché quello è il discorso sia della SAC che quello delle tute della 118 di cui ci eravamo occupati l'inchiesta. Ci siamo occupati qualche mese fa e sono state riprese rispettivamente Pierluigi e Sì. sono state. Sì, anche questi sono due temi interessanti, perché perché è noto che sul press spesso in procura non lo leggono, hanno altro da fare ovviamente, no? Quindi Abbiamo perso Pierluigi. succede? Abbiamo perso la connessione. Pierluigi. Pronto? Luigi non ha più il microfono, come si vede dal simbolino. Ok. Adesso ce l'ha, Ci siamo? ma Ma non non ci mi sente? sente. E Ora allora ci sente. parlo io, che intanto lo riprendiamo.
Vai Aldo, sì. Allora, intanto che Pierluigi è sconnesso, io vado velocemente a elencare quelle che sono le cose, secondo me, più importanti che ho potuto, come dire, portare su Style, sempre nella logica di cercare le cose che, di persone che provano a fare delle cose, vista la situazione. Naturalmente di persone per bene che provano a fare delle cose buone, giuste, salutari, eccetera, eccetera. Per cui, domenica scorsa abbiamo avuto Fonsatti, che è il vicepresidente Agis, insieme al notaio Seggio e alla Sicignano, che è la direttrice del Teatro Stabile, che ci hanno fatto un po' la situazione di quella terribile per il momento, la situazione dei teatri italiani e la situazione anche del Teatro Stabile di Catania. Mi sembra che sia stata una buona puntata, perché le persone erano ultra competenti e quindi, insomma, hanno raccontato delle cose che erano interessanti per tutti. Durante la settimana ho due cose da segnalare. Una assolutamente sorprendente, che è la seguente. C'è stata l'occupazione della sala consigliare di Palazzola Creide da parte di un gruppo di ristoratori. Come sappiamo, Palazzola Creide è un paese vicino a Noto, un paese, un comune di montagna, diciamo montagna, si fa per dire 400 metri, che ha una fortissima presenza di ristorazione, perché ci sono dei presidi di slow food, un posto dove è tutto molto buono, e ci sono circa 400 persone in un comune così piccolo che sono impiegate nella ristorazione. Ora, i ristoratori hanno fatto questa azione dimostrativa, è stata occupazione pacifica, quindi voglio dire, il sindaco Gallo, ci è andato anche Musumeci, qui vediamo delle foto, qui vediamo il governatore di fianco al santo protettore di Palazzolo, il governatore ne ha certamente bisogno di protezione, e la cosa che mi ha colpito sono state queste foto che ha scattato Salvo Alibrio. Alibrio è un fotografo di Palazzolo, un reporter, ma è molto interessante, insomma, voglio far tanto lunga, ma è uno che ha una capacità fotografica impressionante, cioè un vero artista, c'ha un negozio dove fa le foto tessere, poi è stato impiegato da Dolce Gabbana per fare delle campagne, cioè un fenomeno assoluto. Io mi vanto di averlo messo immediatamente in mostra a San Sebastiano, in questa mostra che ho fatto sui fotografi, perché adesso qui sullo schermo le foto si vedono come sono, ma insomma è un reporter nella fila dei grandi reporter siciliani. Voi sapete che in Sicilia, la Sicilia ha espresso reporter straordinari, da Scianna ai reporter palermitani, a Leone, a tanti altri. Lui è giovane, Bellina, che è un altro giovane come lui, è giovane ed è un talento naturale. Io ho visto le sue foto e gli ho detto: Salvo, mandami immediatamente queste foto, fammi capire cosa è successo, e abbiamo raccontato la storia attraverso le foto. Quindi non abbiamo fatto un testo in cui questo c'ha ragione, questo c'ha torto. Allora, e chiaramente i poveri ristoratori in questo momento c'hanno ragione, nel senso che non ce la fanno più e hanno fatto un'azione dimostrativa. Ma la cosa interessante per me è stata che questo racconto l'abbiamo fatto attraverso delle immagini. Abbiamo detto, il comunicato ANSA è qui. Qui ci sono le foto. Un'immagine vale più di mille parole, non l'ho detto io, è un vecchio adagio che si usa in storia dell'arte. Ma vado avanti. Un'altra cosa interessante l'abbiamo pubblicata oggi, anche questa a sorpresa. C'è questo Paolo Pantano, che io non conosco personalmente, che è un signore della mia età, molto, molto attento ai fatti ecologici, che ha lanciato su Change.org, che come sapete è una piattaforma dove si va a firmare e poi si mandano queste petizione ai ministri, a tutto quanto, l'idea, che certo non è nuova, ma lui ci sta provando veramente, di fare di Cassibile un parco nazionale. Anche questo è un'operazione intelligente fatta da una persona capace e volenterosa. Da ultimo voglio invece raccontare quello che succederà domenica, poi ho finito, prossima, dove il Premoli si confronta con catanesi veri che racconteranno qualche cosa a proposito di Sant'Agata, dei festeggiamenti agatini che, come sappiamo, non si potranno fare in presenza, come si usa oggi a dire, e quindi ci sarà tutto un racconto per cui la nostra amica Gennarino, che abbiamo già ospitato, sta preparando un velo
E qui c'è tutta una storia legata alla tradizione di Sant'Agata che risale addirittura al 250 d.C., dove Sant'Agata, il velo di Sant'Agata sembrerebbe aver fermato la colata, una colata che stava per investire la città. Poi c'è uno storico dell'arte che ci farà vedere una serie di bellissime immagini, gouache e ceramiche ispirate a Sant'Agata, sono gouache dell'Ottocento, del Novecento, e poi c'è il presidente dei festeggiamenti che viene anche lui a raccontarci cosa sta succedendo. Luigi, torniamo da te se vuoi. Sì, sì, no, no, bella, una settimana interessante anche per il suo style. Noi, tra l'altro, molto bella la puntata di domani sicuramente con Mariella Gennarino, intanto perché quando c'è Mariella, vabbè, è spettacolo in sé, e poi è interessante per la presenza del presidente Tomasello, perché il presidente Tomasello in questo momento all'interno del comitato dei festeggiamenti agatini c'è un po' di c'è qualche problema, si sono dimessi dei rappresentanti dal consiglio di amministrazione, dei rappresentanti della curia vescovile, perché il comitato che gestisce il denaro relativo al, appunto, ai festeggiamenti agatini è composto per tre componenti nominati dal sindaco di Catania, dal comune di Catania, e per tre componenti dal vescovo. I tre componenti della curia si sono dimessi, non si capisce, non c'è una motivazione, e magari il presidente Tomasello ci darà qualche spiegazione durante la trasmissione, anche se parleremo comunque dell'aspetto più artistico e culturale. Torniamo a Press, Lucia. Per ricollegarci a Press e rimanere anche sul discorso dei festeggiamenti agatini, una delle notizie che abbiamo pubblicato, che può sembrare una banalità, ma che però poi per le famiglie effettivamente è importante, è sempre legata al discorso della festa di Catania, che c'è sta preside del Principe Umberto, che ha deciso di chiudere 3 giorni la scuola, cioè di sospendere le attività didattiche 3 giorni per i festeggiamenti agatini, che non si faranno. Per noi festeggiamenti a Catania sarà tutto a porte chiuse, soltanto le celebrazioni religiose si svolgeranno in live streaming, però la preside del Principe Umberto ha deciso di confermare ugualmente la decisione che era stata presa già ad ottobre, dove di per sé già si sapeva un po' qual era l'andamento epidemiologico e cosa ci aspettava durante l'inverno. Questi ragazzi non hanno fatto praticamente attività didattiche in presenza, potrebbero tornare in classe settimana prossima, qualora il presidente nostro presidente della regione ratifichi i provvedimenti del DPCM nel momento in cui siamo nella regione arancione, però intanto si faranno 3 giorni di vacanza. Dico, la notizia qual è? La notizia è che, insomma, era una di quelle decisioni che probabilmente si sarebbe potuto tornare indietro sui propri passi, no? Perché sulla scuola ultimamente non si sono sempre queste notizie un po' ballerine. Non l'ha voluto fare, pazienza, va bene, però ne diamo segnale perché, insomma. Sì, si continua, al di là delle motivazioni, si continua a non capire l'importanza che riveste la scuola, oltre che come momento didattico, anche come momento di socialità, tutti questi ragazzi che sono tenuti lontani dai loro luoghi comuni, sono mesi, ormai è un anno che diventa davvero irrecuperabile, un danno che si sta facendo a questa generazione incalcolabile, insomma, insieme a tutti gli altri disastri che gli stiamo lasciando in eredità, quindi ha fatto bene a dare notizia di questa cosa, che probabilmente la preside avrà le sue ragioni, qualcuno ha commentato in maniera, insomma, cercando di dare le giustificazioni, però la nostra posizione è che qualunque strumento si possa trovare per portare i ragazzi a vivere in presenza i loro momenti e da utilizzare in qualunque caso. Poi è venuta meno la linea, ma stiamo parlando di queste due inchieste che sono state riprese in questa settimana, perché ci sono stati degli interventi. Parlavamo ci stava parlando Pierluigi del fatto che la procura ogni tanto rispetto alle notizie che abbiamo. Sì, ha ragione. Ci siamo occupati perché il Codacons, che è un'importante organizzazione e associazione di tutela degli interessi dei consumatori a livello nazionale, ha ripreso la nostra segnalazione che noi abbiamo fatto qualche settimana fa in ordine alle tute di sicurezza fornite agli operatori del 118, che ovviamente sono tra i più esposti al contagio Covid, e il movimento dei lavoratori del 118 aveva segnalato e aveva denunciato che queste tute fossero in qualche modo inadeguate e addirittura pericolose. Dopo qualche giorno dalla pubblicazione di quell'articolo abbiamo ricevuto una segnalazione da parte dell'avvocato, del legale della ditta produttrice, che a sua volta denunciava
come non avessero mai venduto in Italia quel tipo di tute, che erano state identificate tramite il brand, il logo sulle tute stesse dagli operatori del 118, e che quindi dichiarava l'avvocato della ditta, dell'azienda, della multinazionale turca, che probabilmente quelle tute erano false o contraffatte. Una quindi dichiarazione molto grave, che adesso è stata ripresa giustamente, secondo noi, correttamente dal Codacons, che ha formalizzato un esposto alla procura e, come sappiamo, vigendo il principio dell'obbligo dell'azione penale, adesso la procura sarà obbligata a cercare di capire che cosa è successo su questo lato. E questa è una cosa abbastanza, insomma, importante, secondo noi, soprattutto quando si tratta di sicurezza e di tutela. Poi lei ha fatto un ulteriore pezzo di inchiesta. Sì, perché abbiamo ripreso una lettera, una richiesta di intervento che la CUB Trasporti ha mandato a una serie di insomma, interlocutori politici, perché chiamava in causa il ministro ai trasporti, chiamava in causa gli assessori, il presidente della regione, insomma, senatori e deputati nazionali, in merito alla vendita, che insomma qualcuno anche ha definito svendita, dell'aeroporto Fontana Rossa. Perché? Perché dopo un anno di totale silenzio, dopo che c'è stato, insomma, anche un po' di opinioni contrarie rispetto alla vendita della SAC, la SAC ha dato comunicazione che si stava procedendo con il primo step, che era quello dell'individuazione del super consulente legale, non lo chiamiamo noi così, soletto che la CUP Trasporti è definito super consulente legale, con questo mandato da 330.000 euro, in una fase che è quella che abbiamo già raccontato in realtà settimana scorsa, cioè in cui siamo con un calo del quasi 70% del traffico passeggeri, dove le stime rispetto al valore anche di SAC sono chiaramente variate, perché la situazione del 2021 non è la situazione del 2019, quando il dibattito è stato attivato, e chiaramente la CUB, come ce lo siamo chiesti noi, ce lo sono chiesti tanti cittadini, si chiede: ma a chi serve che si proceda, e si proceda adesso alla privatizzazione di SAC? Vediamo adesso se gli interlocutori istituzionali che sono stati chiamati in causa quali risposte, insomma, daranno. Sì, questo è un tema ovviamente importantissimo per la città, che noi abbiamo trattato più volte. La vendita dell'aeroporto potrebbe anche essere una soluzione, perché quello che sta emergendo è che in questo momento la società non ha la capacità finanziaria di far fronte a quegli investimenti che sono necessari per rilanciare lo scalo, soprattutto in un momento così importante. Il problema è: con i soldi della vendita che cosa si farà? Adesso si sta cominciando ad alzare il livello del dibattito, e l'idea è quella di imporre ai soci, che sono degli enti pubblici, di lasciare questi benedetti soldi che poi verranno dalla vendita all'interno dell'aeroporto stesso, quindi con un aumento di capitale, si vedrà la formula, però è importante che vengano messi a presidio della necessità di reinvestirlo sull'aeroporto stesso, e non andare a risolvere problemi di altri enti pubblici, come in questo caso la Camera di Commercio, piuttosto che l'IRSAP. Quindi da lì si aprirà un nuovo scenario molto molto importante. Poi io tornerei un attimo, poi, prima di andare avanti. Dica. Sì, no, perché volevo concludere con la notizia con cui abbiamo aperto ieri, che questa è la remissione della querela. No, quello lo chiudiamo perché è un pezzo di colore, lo direi dopo. Okay. Io un attimo vorrei tornare a Premoli, ad Aldo, perché hanno fatto loro una cosa importante con una mostra virtuale, diciamo così, perché poi alla fine quello che stiamo verificando è che il mondo dell'arte non si è fermato. Avevamo messo un'altra galleria, che è la Catanese della Biennale Arionte, che durante il periodo festivo ha tenuto aperto e ha fatto una collettiva con 24 artisti di grande successo, ha fatto iniziative carine come la Mystery Box con all'interno un'opera d'arte, e adesso siamo arrivati a Modica con una mostra invece curata proprio da Aldo Premoli presso la galleria di Giovanni Lomagno. Aldo, che cosa avete combinato qui? Beh, allora, le gallerie sono chiuse ancora. Quando abbiamo fatto la puntata due settimane fa con Gianluca Colli, che abbiamo parlato di gallerie, abbiamo raccontato di come Gianluca ha fatto un investimento, ha ristrutturato tutta una situazione, ha aperto una galleria molto importante. Gianluca però riuscirà finalmente a inaugurare la galleria forse mercoledì prossimo.
perché sono chiuse, quindi sono rimaste chiuse a lungo. Che cosa abbiamo fatto? Che cosa ha fatto Giuseppe Lomagno, che è un gallerista che parla poco ma lavora tanto? Ha detto: Aldo, noi la mostra la facciamo lo stesso, la facciamo virtuale, visto che non si può andare in galleria. E allora sono stati chiamati a raccolta 13 artisti importanti, di cui 11 siciliani, il maestro Guccione, che purtroppo non c'è più, che è un super artista siciliano, e poi c'è una amica mia che è molto brava, che invece è calabrese, ma giovane. Comunque, insomma, questi artisti hanno lavorato sempre in studio durante il primo, il secondo, stanno lavorando comunque anche durante il terzo lockdown, hanno prodotto delle opere. È stato fatto una cosa un po' particolare, cioè è stato fatto un tour virtuale, che significa che tu vai sul sito, col tuo ditino o col tuo mouse entri nella galleria, nel filmato, lo muovi, entri nelle stanze, vai, clicchi, vedi l'opera che si ingrandisce, vedi una scheda che ti racconta chi è quest'artista, l'opera, eccetera, eccetera. E poi abbiamo messo due videomessaggi. Uno è Giuseppe Lomagno che dice: buongiorno, c'è il lockdown, facciamo questa cosa. L'altro sono io, che invece di fare il catalogo con tutta la roba scritta, eccetera, eccetera, parlo come sto parlando adesso per pochi minuti, grazie al Signore per graziare tutti gli altri, e racconto un po' quello che sto dicendo adesso. Ecco, c'è una cosa che è emersa, mi è già capitato di dirla in trasmissione, che è interessante dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. Come giustamente Pigi disse durante questa trasmissione, non è che i soldi, cioè, è molto semplice, la gente non... Chi ha due soldi non ha potuto andare al ristorante, non ha potuto comprare i vestiti, non ha potuto viaggiare, non ha potuto fare niente. Sembra che gli artisti comunque non abbiano siano tra le poche categorie a non aver risentito di tutto quel casino in cui stiamo vivendo. Cioè, loro hanno continuato a lavorare, e i collezionisti o chi ha voglia di avere una cosa appesa al muro che gli piace o da guardarsi, hanno comprato ugualmente. Questo è un fenomeno che, devo dire, a me ha stupito, ma poi ho registrato che non è un fenomeno siciliano di Modica o della costa sudorientale, è un fenomeno mondiale. Ho finito. No, ma anche perché probabilmente, banalmente, si stanno liberando delle risorse, perché chi ha risorse e continua a mantenere una sua redditività, perché ci sono delle attività che continuano a mantenere redditività, non potendo viaggiare, non potendo andare al ristorante, non potendo andare, si sta ritrovando paradossalmente una quantità di risparmio che, grazie a Dio, invece di tenerlo inutilmente in banca, o peggio ancora mandarli all'estero con i fondi comuni, li investe in opere d'arte. E questo a sua volta mette in giro un meccanismo, perché attorno all'opera d'arte lavora il corniciaio, lavora l'artigiano, lavora il trasportatore, lavora l'assicuratore, cioè è un mondo che nel suo piccolo di nicchia comunque muove un po' di economia. E questo, sono d'accordo con te, è un gran bel segnale, sono assolutamente d'accordo con te. Cantieri e opere d'arte, che lavorano sui cantieri e le opere d'arte. Cantieri e opere d'arte. No, ci sa, c'è anche qualcun altro, sicuramente. Tutto il mondo legato alla rete, quello ha continuato a lavorare e lavorerà. Sì, okay. Sì. E anche la formazione, devo dire, si è trasferita in digitale, però la formazione, anche perché abbiamo tutti molto più tempo, perché stando a casa quello che non si poteva fare, cioè il tempo che si investiva in passeggiate ed altro, devo dire che anche in formazione non è male come cosa, il fatto che si stia investendo sulla propria formazione, sul proprio aggiornamento. Devo dire che scusa, c'è un'altra cosa molto importante, adesso faccio una piccola battuta, i talk. Cioè, dopo che abbiamo fatto i talk noi, ci sono 859.000 riproduzioni solo in Sicilia, perché non parlo di fuori. Anche quello è un lavoro in qualche modo. Però lo dico io, perché ti faccio da spalla, devo dire, il tuo matinè della domenica alle 11 è difficilmente superabile, onestamente, devo dire. Ci si diverte molto, e devo dire, tutti gli ospiti sono sempre molto soddisfatti, e c'è una discreta fila per partecipare alle tue trasmissioni, quindi questo, anche questo. è un modo di stare insieme. Sì, andiamo a chiudere con la notizia di oggi, che è una notizia un po' di colore, un po' di politica, un po' di cronaca, Lucia.
Diciamo che se non ci fosse da ridere, ci sarebbe da piangere, diciamo un po' così, perché... cosa? Se non ci fosse... Io non ho resistito. La notizia di apertura di oggi doveva essere il talk che abbiamo fatto con in genere noi utilizziamo questa tecnica quando andiamo in talk, diamo l'apertura all'appuntamento del pomeriggio o della mattina, secondo se è sul presto o sul side. Ieri nel tardo pomeriggio invece mi è arrivato un messaggio da un amico, una persona che io voglio bene, che stimo, che è Marco Benanti, che è uno dei protagonisti di questa vicenda, che è il direttore di Chiede Sicure, che ha collaborato anche con noi, è un giornalista catanese. E mi ha mandato un messaggio con un comunicato a firma congiunta, e già questo è un simbolo di quanto mi riguarda, a firma congiunta Matteo Iannitti, Enzo Bianco. Ok. Io onestamente ho risposto all'amico Marco, è una fake, è una battuta, ho letto il contenuto e sembrava davvero una narrazione da presa in giro. Quindi sono andato a informarmi e dapprima non ho trovato niente, poi in effetti sulle bacheche Facebook dei due personaggi in questione, Enzo Bianco, l'ex sindaco plurindagato catanese, perché è stato sindaco per qualche 25 anni, quello che noi abbiamo scritto centinaia, se non migliaia di volte, riteniamo uno dei maggiori responsabili del disastro catanese, e Matteo Iannitti, un giovane leader di un movimento del quale abbiamo scritto si conosce soltanto lui, cioè non si conoscono altri componenti di questo momento, si chiama Catania Bene Comune, per circa un decennio, probabilmente era ancora bambino Matteo Iannitti, ha costruito il suo personaggio politico, fra virgolette, è stato anche candidato sindaco in contrapposizione proprio a Enzo Bianco, se non ricordo male, giusto? Sì. Per conto appunto di questa sinistra, diciamo così, insomma, sinistra sociale, non so come si chiama, insomma, ha costruito il suo personaggio politico. Ha ostentato per 5 anni di sindacatura di Enzo Bianco. Durissimo, noi l'abbiamo spesso ospitato, perché è stata una delle voci, diciamo così, più dure nei confronti dell'amministrazione. E quindi adesso questo comunicato, cosa è successo? A un certo punto vi fu la vicenda un po' particolare che riguardava l'editore del quotidiano La Sicilia, Mario Ciancio, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa. Nell'ambito di quel procedimento venne fuori un'intercettazione telefonica di un colloquio fra Enzo Bianco e Mario Ciancio, in cui Enzo Bianco lo rassicurava in ordine al comportamento del suo gruppo consigliare, in ordine alla variante urbanistica che avrebbe consentito di trasformare il famoso centro commerciale, non ci dilunghiamo su questo. Matteo Iannitti fece un comunicato molto duro nei confronti di questa vicenda e fu ospitato dal giornale di Marco Benanti, Chiede Sicure, e vennero querelati tutti e due, da Enzo Bianco, allora sindaco, difeso dal suo avvocato storico Giovanni Grasso, allora dipendente dell'Università di Catania. Bene, fu una vicenda che ovviamente suscitò scalpore, che un sindaco in carica che denuncia per un comunicato, per una posizione insomma, politica, sia l'emanatore di questa, quindi l'esponente politico, sia soprattutto il giornalista, e fece un certo rumore. No? Una vicenda che fu a metà fra la lesa maestà da una parte e la censura dall'altra. Attacco alla stampa, intimidazione, compagnia bella, quindi conferenze stampa, contro conferenze stampa, insomma tutto un macello. Eravamo nel 2016, noi abbiamo dato spazio, abbiamo trasmesso in diretta anche la conferenza stampa sia di Benanti che di Iannitti, con tutto il mondo satellite di questa sinistra sociale, dei centri sociali, dell'associazione Compagnia Bella. Bene, passano 4 anni circa e si arriva ad oggi, cioè l'ex sindaco di Catania, plurindagato, ritenuto dalla procura di Catania e dalla Corte dei Conti responsabile del dissesto del comune di Catania, emana un comunicato e lo mettono nella propria bacheca tutti e due, ognuno, e tra l'altro si scambiano i mi piace entrambi i soggetti,
in cui annuncia di aver ritirato la querela nei confronti di Iannitti e anche Benanti, ma Benanti in questo ha una posizione diversa, cioè fa bene secondo me a rimettere, perché per un giornalista, voglio dire, perché si deve fare un processo inutile, quindi, e infatti non fa parte e non ha emanato nessun comunicato, no, comunicato devo dire correttamente, ma il comunicato emana un comunicato congiunto in cui arrivano a dire che riconoscono entrambi reciprocamente la propria propensione antimafiosa, il proprio ruolo nelle battaglie antimafiose. E io dico, a quel punto io non ho resistito, perché voglio dire, posso capire tutto, io sono assolutamente convinto da liberale che la coerenza non sia un valore, non sia un valore, e si ha diritto e spesso il dovere di cambiare anche idea, ma quando è troppo, scrivo, è troppo. Cioè tu non puoi per una vita definire e descrivere l'ex sindaco di Catania, oggi tra l'altro plurindagato, quindi hai avuto anche un riconoscimento in quelli che sono le tue valutazioni che hai fatto di natura politica, tu hai definito che si accompagnava con mafiosi, che era parte di interessi, di intrecci particolari, compagnia bella, tanto è vero che pubblichiamo un post di Matteo Iannitti in cui tutta questa declinazione di qualità, fra virgolette, di Enzo Bianco, vengono da Iannitti espresse in maniera durissima, durissima. Allora, per l'amor di farsi dimettere una querela, un cambio di paradigma così repentino, non, come dire, supportato da nessun ragionamento, e addirittura annunciano... No, ma è la chiosa, esatto, stavo arrivando a quello, è la chiosa del comunicato che è proprio micidiale. Annunciano che entrambi si uniscono per cambiare l'Italia. Allora, amica mia, Lucia, c'è stato il Covid, che ha capito, ma non so se rientra. Dai, ho cambiato nell'arte contemporanea, l'avrei cambiati anche nella politica di Catania. Non so se rientra fra gli effetti collaterali del Covid. Aspetta, anche la videocamera, niente. Sta puntata a ballerina oggi proprio, devo dire che È andato. Vabbè, è andato. Niente, questo un po' per chiudere, veramente, siamo a metà tra la notizia di colore e lo scoop politico, Aldo. Allora, ricordiamo Pierluigi, chiudiamo. Ridiamo perché deve essere così estemporaneo, perché questa secondo me è la notizia dell'anno, quello trascorso, giusto? Perché poi, come diceva, probabilmente Aldo è uno degli effetti del però, a parte gli scherzi, è il senso. Quello che veramente manca in questa città non è una classe dirigente che ormai la conosciamo da tutte le parti. Quello che manca è un'opposizione vera, un'opposizione seria, un'opposizione capace di costruire un'alternativa alla miseria che siamo costretti a subire. Perché io vorrei fare l'ultimo ragionamento. Scusami, ma perché nel paese... No, esatto, no, stavo venendo proprio lì. Volevo dire due secondi, una cosa che adesso penso di ripetere spesso. Guardate che l'elettorato italiano è molto più intelligente della classe dirigente che ha espresso in questi anni, e ha sempre votato con punte, almeno negli ultimi 30 anni, negli ultimi 25 anni, ha sempre votato con percentuali altissime a protesta di questo sistema di delinquenti, di deficienti. Non dimentichiamo che l'indomani di Tangentopoli, all'inizio degli anni 90, votò Berlusconi, che allora non si aveva la percezione di quello che in realtà fosse, con Delluti e compagnia bella, ma era un grande imprenditore riconosciuto, e quindi si andò ad affermare, quel successo nasceva dalla volontà di affermare un imprenditore liberale, moderato. Poi è successo quello che è successo, ma quel voto era di protesta. Non dimentichiamo il 40% dato a Renzi, al signor Matteo Renzi, che adesso abbiamo imparato a conoscere, anche lì fu un voto di protesta, perché su che cosa venne votato Matteo Renzi? Sul principio che è il rottamatore, che rottamava il vecchio sistema di D'Alema, Bersani, cioè voto di protesta, il 40%. Arriviamo all'ultima legislatura, lo straordinario successo dei 5 Stelle. Da che cosa nasce? Il 30%, quindi percentuali enormi. La maggior parte degli elettori del Movimento 5 Stelle neanche sa chi ha votato. Il risultato è stato quello che abbiamo visto. Ma il voto ed il voto di protesta c'è stato. Sommato al 50% di gente che non va più neanche a votare,
significa che l'80% degli italiani esprime un giudizio fermissimo. Se poi queste bande di delinquenti, attraverso ingegnerie istituzionali e sistemi elettorali truffaldini, riescono a mantenere il potere attraverso la cooptazione e l'utilizzo di risorse pubbliche per fare clientele, per dare i soldi agli amici, per dare gli amici ai figli, e i soldi ai figli, e tutto il sistema, e tutto il sistema è organizzato in maniera criminale per delinquere, e allora è chiaro che non c'è altra strada probabilmente che una deriva che Dio ce ne scansi e liberi, ma prima o poi vedrà emergere la furia dei poveri, la furia della gente che non ha più di che mangiare. Questa è la mia idea. L'elettorato, il popolo italiano è molto più intelligente, molto più preparato e molto più consapevole di quello che si vorrebbe far credere. Purtroppo si è creata una oligarchia di tipo sovietico, di tipo russo, che sta tenendo in ostaggio l'intero paese. Questa è la realtà. Ma prima o poi, secondo me, le cose cambieranno, piano piano. Accidenti. Chiudiamo con gli appuntamenti. Domani, mattinè di Aldo Premoli, più la festa di Sant'Agata, ospiti Mariella Gennarino, Il presidente dei festeggiamenti. Presidente Tomaselli. Tomaselli, ok. Sì. E poi, siccome sono una bestia e siccome me l'ha portato Mariella, questo storico e ricercatore indipendente che ci farà vedere delle cose bellissime, il nome non me lo ricordo, faccio ammenda, mi cospargo il capo di cenere, ma questo qui è uno bravissimo perché io ho visto che cosa ci porta, per favore guardate che cosa ci farà vedere, che cosa ci racconterà. Ma e tra poi, l'altro, però... tra l'altro è bello perché nella sua... dolcezza, nella sua esuberanza, Mariella sta facendo un lavoro molto importante divulgativo sui merletti, adesso sul velo di Sant'Agata, è un lavoro anche di valenza didattica, storico, culturale molto importante, del quale bisogna darne atto, perché si sta impegnando molto ed è molto bello. E poi gli altri tre appuntamenti della... Si chiama Gianluca Vecchio. In questo momento sono a Como, sono sceso dalla montagna, sono venuto al lago, sono qui a casa mia a Como. Sotto di me c'è un negozio di arredamento. Le signore del negozio di arredamento di Como mi hanno detto: ma quando è che la Gennarino c'è ancora? Io non ci potevo credere, a Como. Dico, ma come? Vabbè, chiaramente hanno visto la trasmissione dove c'era. No, ma perché è troppo simpatica, è troppo brava. Oh, va bene. Appena si può andiamo a organizzare una cosa a Villa d'Este, che insomma ci sta, una grande festa a Villa d'Este. Va bene. Prossimi appuntamenti, dicevo, domani il mattinè di Aldo Premoli, lunedì il Mago Dimis con On Stage, il talk show delle cose belle, porta Salvo Raffa, il presidente del comitato del Centro Sportivo Italiano, quindi parleremo di sport che non si fa, che si dovrebbe tornare a fare e che ha influenza anche sulla psicologia e sulla socialità degli adulti, ma soprattutto dei ragazzi. E poi mercoledì questo nuovo programma, il salotto del Mago, sempre il Mago Dimis, ci sarà ospite Gino Astorina e quindi parleremo grande di teatro. Grande Gino, catanesità proprio doc, super catanese, no? Super catanese, grande. E allora, bene. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie a voi di avermi fatto compagnia, ci vediamo sabato prossimo. Ciao.